È arrivato il momento di aggiornare la rubrica dedicata ai gaming PC. La CPU scelta per questa build è l'i7-6700K, appartenente alla famiglia di processori Intel chiamata Skylake, che possono essere utilizzati sul socket 1151. 4 GHz di frequenza di base e 4 core fisici che diventano 8 con l'hyperthreading. Ottime prestazioni in gaming, ma anche con applicazioni particolarmente esigenti in termini di CPU, come applicazioni di editing. Essendo una CPU della serie K, sarebbe opportuno puntare su un dissipatore a liquido. Per questa build ho scelto, ancora una volta, l'Enermax Liquimax 2 da 240 mm, dissipatore davvero economico ed efficace. Le prestazioni sono ottime, ma la cosa che più mi ha impressionato di questo prodotto è la silenziosità. La scheda madre scelta per questa build è l'Asus Z170 Pro Gaming, socket 1151. Questa motherboard ha un ottimo prezzo per quello che offre. Ha 4 slot di memoria DDR4, la frequenza massima delle memorie supportate in OC è di 3400 MHz e la quantità massima di RAM supportata è di 64 GB. Permette configurazioni Crossfire e SLI, ha diverse porte SATA 3.0 e soprattutto supporta la tecnologia M.2. Per quanto concerne le memorie, ho scelto 16 GB di RAM DDR4 G-Skill Trident Z da 3000 MHz. Sono delle RAM sviluppate proprio per il socket 1151. Sono bellissime e le trovate su Amazon ad un prezzo imbattibile. La scheda video scelta per questa build è la Zotac GeForce GTX 1080 Founders Edition. La 1080 è attualmente la GPU più potente sul mercato e permette di giocare in 4K con un frame rate più che sufficiente. L'aumento vertiginoso della potenza di queste schede è stato possibile grazie alla nuova microarchitettura del processore grafico a 16 nm, alle nuove memorie video GDDR5X e grazie all'incredibile efficienza della nuova architettura Pascal. La GTX 1080 riesce a spingere 9 teraflops contro i 7,2 della Titan X, la scheda video più potente sul mercato fino al momento dell'uscita della 1080. In questa build ho inserito un hard disk meccanico ed un SSD. L'HDD è il Western Digital Caviar Green da 3 TB. Stiamo parlando di uno degli HDD più affidabili ed economici sul mercato. L'SSD scelto per l'installazione del sistema operativo e delle applicazioni più importanti è il Samsung 950 Pro da 256 GB. Questo SSD è velocissimo e super affidabile. Come nella precedente build, ho inserito nuovamente come alimentatore il Seasonic M12-2 da 850 W nella versione Evo. Ottimo alimentatore dalla qualità indiscussa, 850 W, certificazione 80 Plus Bronze e soprattutto è un alimentatore certificato per configurazione SLI e Crossfire. È completamente modulare. Questo ci permetterà un'ottima gestione della cablatura nel case ed un'ottima alimentazione di tutti i componenti del PC. Il case scelto per questa build è il Corsair 750D Obsidian. È un ottimo case che dispone di molto spazio per gli upgrade e che si presta ad ospitare i radiatori necessari a raffreddare tutte le componenti del PC. Una cosa che mi piace molto di questo case sono gli alloggi per gli SSD che permettono un'installazione super veloce. A voi la scelta infine di aggiungere o meno un lettore Blu-ray. Vi ricordo che in descrizione trovate i link per acquistare i prodotti su Amazon. Mi raccomando, non vi fate sfuggire le offerte che usciranno su Amazon il 12 luglio in occasione del Prime Day. Per questo video è tutto. Come al solito, se avete dubbi o quesiti, commentate o contattatemi sui social del canale. Se questo video vi è stato utile, spolliciate e soprattutto, se siete amanti del gaming PC e non vi sto troppo antipatico, iscrivetevi.